quanti sono gli atleti amatoriali, agonisti, comunque nel complesso che si allenano qui in palestra? È una quarantina. C'è il Antonio Uva, è l'atleta che da più anni frequenta la nostra palestra. È stato campione italiano nel 2014 e quest'anno è arrivato quarto ai campionati italiani Under 17. Poi c'è stato Antonio Trono, che è arrivato quinto agli Under 17 e campione italiano Under 15. Sì, ho iniziato 3 anni fa a scuola con un progetto e iniziando dalle piccole gare, insomma, ho partecipato a 2 campionati italiani Under 15. Io mi alleno quasi tutti i giorni e il mio allenamento è caratterizzato dallo strappo e dallo slancio e anche dallo squat, dipende chiaramente non sempre con pesi pesanti, però diciamo mediocri. Ok, Antonella, da quanto tempo fai pesi? 2 anni e mezzo. Questo sport ti ha aiutato per la postura? Mi ha aiutato per le spalle, per tenere sempre le spalle aperte e non avere la gobba, ad esempio. Secondo me in uno sport è importante anche l'amicizia, perché se non si ha un legame, se non si fermenta un rapporto di amicizia importante anche nella palestra, non penso ci sia la voglia di venire in palestra o di fermentare una nuova passione. Tu hai vinto il campionato, mi racconti di questa esperienza? Era un campionato Under 17, diciamo che è stato un po' difficile vincere, mi sono dovuta impegnare. E per 2 kg ho vinto il 3° posto, il 2° posto invece l'ho vinto nello strappo. Mi sono piazzato 2° in classifica nazionale alla Coppa Italia. Quali sono le caratteristiche fisiche principali per sollevare bene dei pesi? Diciamo principalmente la tecnica. Sono arrivato 4° ai campionati italiani Under 17 e poi sono arrivato 1° ai campionati regionali qui in Puglia, sempre degli Under 17. Il mio, diciamo, lavoro è quello di preparare i ragazzi negli sport, praticamente nella loro fase praticamente dei punti deboli, nel senso lì diverso test, praticamente individuo i loro, diciamo, punti deboli e li faccio praticamente rinforzare per la loro alzata o per il loro sport specifico.